Io sono molto d'accordo con il discorso che ha fatto prima Alessandro Amorese sul fatto che l'egemonia culturale della sinistra in realtà sia una specie di bambino nato morto. È pure vero che questa egemonia culturale, che non si è mai realmente concretizzata, è riuscita in un altro compito, che è stato quello di interdire alle altre realtà culturali l'accesso alle stanze dei bottoni. E come vedete dall'immagine che avete qui alle mie spalle, io in questo momento, Alessandro lo sa perché ha pubblicato il libro che ho scritto insieme a Enrico Petrucci, che non so se è arrivato in sala, sì lo vedo, che parla appunto di cancel culture, perché la cancel culture, poi vi dirò perché uso il termine inglese, è uno degli strumenti con cui questa egemonia della sinistra, egemonia mancata, sta operando un colpo di coda, ed è un colpo di coda del tutto distruttivo, cioè non andrà a costruire nulla, ma mira a carbonizzare, a distruggere, e nella fattispecie a distruggere la civiltà, che è la civiltà occidentale, o come ha detto prima il professor Capozzi, la civiltà cristiana, la cristianità, mira a cancellarlo. Noi nel prossimo libro, che sempre abbiamo l'onore di pubblicare con Alessandro Amorese, come sottotitolo abbiamo scelto un genocidio culturale, perché è quello a cui puntano, cioè cancellare dal punto di vista identitario la nostra natura di civiltà. Lo strumento, uno degli strumenti principali, è quello della cancel culture. Qui vedete nella prima immagine, questo è l'abbattimento della statua di Samuel Colton, un navigatore, un industriale, un filantropo inglese, che però fu coinvolto in quello che era uno dei normali traffici del 600, cioè il traffico di schiavi. E vedete sotto la folla, per il 99% composta da bianchi, che gioisce nell'abbattere la statua di un personaggio che ha costruito la nostra storia, nel bene o nel male. Noi oggi lo giudichiamo con gli occhi del XXI secolo, che sono occhi molto miopi, avrebbero bisogno di un bravo oculista, e pensiamo di poter fare carne di porco di quel passato senza metterci nei panni di Colton, e come lui, di tanti altri, da Cristoforo Colombo fino, vedremo più avanti, a Lincoln. Lincoln, sì, avete capito bene, il presidente che abolisce lo schiavismo in America. Vi farò una rapidissima panoramica cronologica. Nell'89 crolla il comunismo, nel 92 negli Stati Uniti diventa presidente Bill Clinton e inizia l'epoca del politicamente corretto istituzionalizzato. Subito dopo nasce Internet, e con Internet le masse, che prima si limitavano a mandare la lettera ai direttori del giornale per protestare contro questo o quello, acquisiscono la possibilità di dire la loro in un posto che è come il bar dello sport, ma ha milioni, miliardi di avventori, non più le cinque persone del tavolino. Nel 97 Blair primo ministro, e qui abbiamo già l'1-2 con Clinton, quindi abbiamo già i due grandi esponenti di quella che sarà la New Left. Qui ho aggiunto questa battuta, se ve la ricordate, molti di voi la ricorderanno, qualcuno è più giovane per fortuna sua, no? Il famoso D'Alema, di qualcosa di sinistra, perché se vi ricordate la sinistra italiana, che era da nemmeno 10 anni, non era più comunista, aveva già smesso di essere sinistra. Questa battuta non l'ho messa a caso, perché? Perché quando nel 2004 Zapatero va in Spagna, e Zapatero è il primo caso, potremmo definirlo il banco di prova, che succede? Che noi abbiamo una sinistra che ha dei poveri che hanno fame, potremmo dire, e anziché le brioche gli dà statue da battere. Ovvero, cosa c'è di sinistra in un governo di sinistra mediamente da Clinton ad oggi? Praticamente nulla. E allora qualcosa si deve inventare. Allora si inventano i cosiddetti nuovi diritti, in questo momento non ci interessano, ne parleremo magari in un'altra sede, e la cancellazione della cultura, o la cultura della cancellazione, poi vedremo. Ovvero troviamo un nemico del passato, tant'è che non si può difendere, e distruggiamolo. In Spagna lo fanno col franchismo, e badate che Zapatero arriva dopo 14 anni di governi del Partito Socialista Spagnolo, che era un partito socialista con una potente anima marxista, dove non viene abbattuta una statua di Franco.
La sinistra governa la Spagna dopo la fine del regime di Franco per 14 anni e non tocca un monumento. Questa cosa è significativa. Arriva Zapatero, Zapatero essenzialmente è ben poco distinguibile da Aznar, che è centrodestra, per quelle che sono le politiche sostanziali. Lo è per cosa? Per le politiche arcobalenose, la droga libera e l'abbattimento, la distruzione della memoria storica franchista. Quindi il popolo non ha pane, dategli statue da battere. Nel 2006 nasce Twitter e Twitter è veramente il primo bar dello sport a dimensione globale. Nel 2008 Obama diventa presidente degli Stati Uniti, lo diventa anche grazie ai social. Dettaglio che leggerete poi nel libro che stiamo finendo per Alessandro. Obama giura sulla Bibbia di Lincoln. Obama fa un fortissimo parallelo fra la propria campagna elettorale e il presidente della guerra civile. Lo fa anche perché nel 2011 è il 150esimo della guerra civile americana, come da noi nel 2011 era il 150esimo dell'Unità d'Italia. Però poi nel 2013 succede qualcosa. Nel 2013 Obama, il presidente che ha giurato sulla Bibbia di Lincoln, non va, diserta le celebrazioni del 150esimo del discorso di Gettysburg. Immaginate come un presidente della Repubblica italiano che non andasse al 100esimo anniversario, che non c'è stato ma ci sarà fra poco, dei patrioti a Ventotene, dei patrioti europei a Ventotene. Cioè immaginate una cosa del genere, un atto fondativo della nuova nazione americana, e il presidente non ci va. Nel 2013 nasce anche Black Lives Matter, che è un movimento rivendicazionista che sostiene che gli Stati Uniti non sono mai usciti dal razzismo e la condizione degli afroamericani in America è ancora essenzialmente figlia del segregazionismo che è finito in realtà dagli anni 60. Quando nel 2015 si candida Donald Trump alle elezioni, una settimana dopo a Charleston, in Carolina del Sud, un pazzo scattiato entra in una chiesa e ammazza 9 poveracci, compreso il pastore, tutti afroamericani, a fucilate, sostenendo di voler scatenare una guerra razziale. In quell'occasione Obama si presenta davanti alla folla, poi va al funerale, fa un discorso che è più un discorso da predicatore che da presidente in carica. E questo avviene in piena campagna elettorale per le presidenziali del 16. Addirittura Obama a un certo punto interrompe il discorso e inizia a cantare questi inni da chiesa metodista. Cioè, immaginate proprio scene che a parti invertite, fosse stato un presidente di destra, noi l'avremmo ridicolizzato, lo vedremmo ridicolizzato a telecamere riunite. E Obama dice che la colpa di quella strage orrenda è della bandiera sudista. Gli dà ragione anche la governatrice della Carolina del Sud, che è una che adesso si sta candidando, è repubblicana lei, si vuole candidare contro Trump alle primarie. Questo tanto per dare un po' l'idea della poca monoliticità del partito. Inizia nel 2015 quindi l'assalto alle statue, l'assalto alla memoria storica del sud degli Stati Uniti. Non è solo la memoria storica del sud, come ho detto viene attaccato Cristoforo Colombo viene attaccato addirittura dal 92, dal 500esimo anniversario della scoperta dell'America, viene attaccato San Cunipero Serra, che è l'evangelizzatore del centro e nord America. Vengono attaccati lentamente anche i presidenti e i padri della patria americani, e alla fine viene attaccato perfino Lincoln. Nel 16 Trump diventa presidente e questa marea esplode letteralmente. Nel 17 abbiamo una mattanza di monumenti in America, parliamo qualcosa come un migliaio di monumenti distrutti, che vengono distrutti addirittura con la complicità delle autorità locali. Le autorità locali mandano la polizia a difendere i manifestanti e mandano la polizia a manganellare quelli che fanno i cordoni contro le statue, come è successa alla comunità italiana di Filadelfia, io ho i parenti a Filadelfia, che ha cercato di fare un cordone attorno alla statua di Cristoforo Colombo e la polizia è andata a sgombrare loro. Non è andata a manganellare, a tirare con gli idranti a chi poi la statua l'ha sfasciata. Questa è cultura della cancellazione, o cancellazione della cultura. Il 2020
C'è questa la cancel culture prende la forma che noi abbiamo adesso. La forma che abbiamo adesso è una doppia, una specie di aquila bicipite in cui da un lato abbiamo i movimenti femministi, i movimenti LGBT, i social justice warrior, che sono quei ragazzini con i capelli colorati fucsia in America che vanno in giro con le magliette io prendo a pugni i fascisti, e dall'altra parte abbiamo Black Lives Matter, Antifa, le ONG finanziate dai soliti nomi. E quindi abbiamo quest'aquila bicipite, ed ecco perché noi usiamo il termine cancel culture in inglese, perché corrisponde a due cose: da un lato la cultura della cancellazione, cioè io cerco di distruggere un personaggio, l'avete visto in questi giorni con Ezio Greggio per esempio, o la Venezzi, che adesso non è ancora arrivata, ma la Venezzi la vogliono cancellare al titolo della Verità dell'altro giorno, perché ha detto a me piace la famiglia e credo in Dio. Quindi la cultura della cancellazione, voglio eliminare quella persona, e poi abbiamo la cancellazione della cultura, e questa è la definizione di Trump, che poi è stata ripresa anche da, non sarà contento l'amico là dietro, l'ha ripresa anche Putin nell'ultimo discorso di Astana, ovvero il tentativo di cancellare la cultura e le culture locali. Chiaramente la traduzione letterale in italiano è cultura della cancellazione, ma cancellazione della cultura oramai è entrato come sinonimo. Non potendolo usare entrambe l'una come sinonimo dell'altra, usiamo cancel culture. La cancel culture è la mela avvelenata che nasce dalla radice dell'ideologia woke. Leggerete sul testo di Lorenzo Bernasconi molto meglio di come lo posso spiegare io, l'ideologia woke. L'ideologia woke nasce Gramsci. La scuola di Francoforte che emigra dall'Europa per le leggi razziali va negli Stati Uniti e crea, Adorno, Horkheimer, eccetera, crea quelle che sono le basi poi del 68 e le basi dell'idea che le minoranze hanno diritto a distruggere la maggioranza. E dalla scuola francese si prende il decostruttivismo, il postmodernismo, l'idea che feelings are more important than reality, i sentimenti sono più importanti della realtà, se tu mi offendi, anche che stai dicendo una cosa vera, quella cosa non è vera perché mi offende. Da questo nascono teorie del gender, l'intersezionalismo, i studi critici della razza, eccetera, il politicamente corretto, il wokeismo. E la cancel culture è la mela avvelenata. Nel disegno io qui metto un puntello, e questo puntello è l'ideologia californiana, ovvero quell'idea sostenuta dal capitalismo estremo americano, quello della Silicon Valley, che il destino manifesto dell'America finisca in California con l'ingegnere che lavora alla Silicon Valley. Cioè un uomo che è completamente sradicato, che non risponde quasi più al telefono alla madre, magari è un ebreo o un irlandese che non risponde alla madre cattolica o ebrea, che dice oh, ma quando me dai dei nipotini? Perché vive oramai in un buco, non come l'americano medio che vive in una casa per famiglia, una house. Lui vive in un buco, sta col suo bel Mac all'interno di uno Starbucks, non ha famiglia, non ha figli, è completamente sradicato, lavora per la tecnologia. E quello è l'obiettivo finale. Guarda caso, lo sradicamento della cultura viene sostenuto con fior di miliardi da tutto ciò che è il capitalismo avanzato negli Stati Uniti.